In Emilia Romagna. Certo. Voglio dare un dato, così torno anche da Bachisio Ledda. Le agenzie stanno ribattendo il rapporto Svimez sul Sud Italia e le cifre, che non sono inedite, però mettono paura. Allora, nel 2019 il Sud è in recessione, il PIL meno 0,2% rispetto allo 0,3, più 0,3 del centro-nord e più 0,2 della media nazionale. Poi, nell'ultimo decennio è aumentato ovviamente il divario tra nord e sud. Per raggiungere i livelli del centro-nord, al sud servirebbero circa 3 milioni di nuovi posti di lavoro. Poi 2 milioni di giovani dal 2000 sono andati via dal sud. Poi c'è una nota che riguarda un provvedimento, diciamo, che è sempre nel mirino, il reddito di cittadinanza. Lo Svimez dice: dal reddito di cittadinanza impatto nullo sul lavoro, misura utile, ma serve il welfare e soprattutto allontana dall'occupazione. Poi parla anche dei temi che stavamo discutendo, il Green New Deal, che è una grande opportunità, sottolinea lo Svimez, opportunità di rilancio, la bioeconomia meridionale vale tra i 50 e i 60 miliardi di euro. Insomma, noi abbiamo due Italie, questo lo sappiamo, qualcuno dice che ce ne sono molte di più, ma insomma, due Italie che sono molto lontane una dall'altra, e l'Italia a sua volta, per esempio se pensiamo al PIL, è molto lontana da quello che fanno gli altri paesi, i nostri diretti competitor in Europa. Allora, voglio ricollegarmi leggermente a quel servizio appena andato in onda dell'Istituto Luce, no? Sì. Che vi parlava della crisi della lira, no? Io penso di avere qualche anno più di tutti questi ospiti e ricordo bene quando